Ciao a tutti, come anticipato nel video precedente, oggi video tutorial sul ricamo ad intaglio. Abbiamo bisogno di un tessuto bianco, possibilmente di lino, oppure misto lino-cotone, del cotone mulinè bianco e un ago molto sottile. Inoltre vi consiglio anche l'utilizzo del telaio in alcuni passaggi, però io lo utilizzerò durante tutta la lavorazione per facilitare la visualizzazione appunto dei vari punti. Il ricamo d'intaglio è costituito da una serie di step. Il primo step è sempre il solito, ovvero quello di riportare il disegno sul nostro tessuto. Il secondo step è quello di individuare le zone piene dalle zone vuote che caratterizzano appunto questo punto, questo ricamo. Perché dobbiamo individuare queste zone? Perché dobbiamo lavorare il punto festone in base appunto alle zone piene e alle zone vuote. Nel mio caso, le zone piene sono i petali di questo fiore, quindi questa parte qui. Le zone vuote invece sono la parte centrale del petalo, quindi questa zona qui. Altre zone vuote sono invece queste parti di tessuto al di sotto delle barrette. Una volta individuate le zone vuote dalle zone piene, andiamo ad effettuare una serie di punti filza sul contorno del disegno. Quindi effettuiamo dei punti filza molto ravvicinati tra di loro, che saranno la nostra imbottitura del punto festone, quindi gli daranno rilievo. Come potete vedere, io parte del lavoro l'ho già effettuato, mi sono portata un po' avanti per farvi vedere i vari passaggi appunto di questo ricamo. E continuiamo sempre in questo modo lungo tutto il perimetro del nostro disegno, ad eccetto sulle barrette, che sono queste. Praticamente questa parte di disegno sarà soltanto una linea guida per realizzare la nostra barretta, però non verrà realizzata direttamente sul tessuto, ma in modo sopraelevato. Infatti, come potete vedere in questa parte, io ho già realizzato una barretta e posso infilare tranquillamente l'ago al di sotto perché è stato realizzato sopraelevato al tessuto, e quindi tutta questa parte di tessuto verrà tagliata per creare appunto l'effetto vedo non vedo, quindi pieno e vuoto. Una volta effettuato il punto filza su tutto il contorno del nostro petalo, il risultato sarà questo, cioè abbiamo un'imbottitura per il nostro punto festone. E iniziamo la lavorazione del punto festone. Un punto dall'alto, un punto verticale dall'alto verso il basso, mantenendo il filato nella parte inferiore dell'ago, in questo modo. E tiriamo. Ecco qui.
Alla fine della lavorazione del punto festone avremo praticamente questo risultato. Il nostro disegno sarà ricoperto dal punto festone lungo tutto il perimetro. Quando realizziamo il punto festone, dobbiamo fare molta attenzione alle zone vuote e alle zone piene, perché questa sorta di cordoncino di serie di nodi che si formano con la realizzazione del punto festone devono essere orientati verso la parte da tagliare, la parte di tessuto da tagliare, quindi la zona vuota. Nel mio caso, io taglierò il tessuto nella parte interna della fogliolina e il tessuto nella parte esterna. Quindi, come potete vedere, ho realizzato il punto festone con la serie dei nodi verso la parte da tagliare e all'interno della fogliolina. Questa è una fase molto importante per la realizzazione di un ricamo ad intaglio perché nel momento in cui non effettuiamo un punto festone adeguato e andiamo a tagliare il tessuto, il nostro ricamo non cederà, quindi non avremo un buon risultato. Appena ultimata la realizzazione del punto festone, andiamo a creare le barrette. Quindi andiamo a posizionare il tessuto sul telaio, a fissare il filato e l'ago nel retro del lavoro e usciamo con l'ago dal retro del lavoro sul davanti, in corrispondenza del disegno della barretta. A questo punto andiamo a realizzare un punto lanciato perpendicolare al disegno, quindi in questo modo, dall'altra parte, e dal dritto andiamo sul rovescio del lavoro, tiriamo il filo. E nuovamente a distanza di 2-3 trame usciamo su dal retro sul davanti del lavoro tiriamo ed eseguiamo un altro punto lanciato. Teniamo ben saldo il filo e usciamo nuovamente a distanza sempre di 2-3 trame dal retro al davanti del lavoro. A questo punto abbiamo creato la base per la nostra barretta e siamo pronti per la lavorazione che verrà effettuata sempre a punto festone. Quindi il passaggio è sempre identico, però non prendiamo il tessuto, ma prendiamo il filato. Quindi passiamo l'ago sotto il filato, in questo modo, e il filato deve restare sempre nella parte inferiore dell'ago, così, e tiriamo. Procediamo sempre in questo modo.
Ultimata la lavorazione di tutte le bollette, il lavoro si presenterà in questo modo. A questo punto bisogna procedere all'ultima fase della lavorazione d'intaglio e bisogna stirare il tessuto. Stirato il nostro tessuto, con una forbicina tipo questa, andiamo delicatamente ad incidere dei taglietti nelle parti che dobbiamo eliminare. Quindi io vado all'interno di un petalo del mio fiore e faccio un taglietto. Ok, anche quest'altra parte. Successivamente vado sul retro del lavoro e sempre con la mia forbicina rientro nel taglio appena fatto sul diritto e inizio a tagliare il tessuto in modo molto ravvicinato al punto festone, però faccio attenzione a non tagliare il filato perché altrimenti devo sfilare parte del lavoro, fissare il filato e rifarlo nuovamente. Quindi tagliamo facendo molta attenzione. Tagliato il pezzo di tessuto in eccesso, dal retro mi giro sul davanti del lavoro, controllo che non sia stato intaccato nessun punto festone, verifico se ci sono altre parti di tessuto da eliminare e se il risultato è ottimale, procediamo nello stesso modo con tutte le altre zone da ritagliare. Nella zona delle barrette la modalità del taglio è sempre la stessa, quindi andiamo sul diritto del lavoro con la forbicina ad effettuare un taglio e anche qui facciamo molta attenzione alla barretta, quindi cerchiamo di tagliare il tessuto al di sotto della barretta. Andiamo sul retro ed eliminiamo tutto il tessuto in eccesso lungo tutto il contorno del fiore. Dopo aver tagliato tutto il tessuto in eccesso, il nostro ricamo è ultimato e si presenta in questo modo. Spero di essere stata chiara nella spiegazione di tutti i passaggi e che questo tutorial vi sia piaciuto. Ciao a tutti e al prossimo video!